Grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale Switch Music. Ragazzi, andiamo avanti con la My Career. Prendiamo lo joystick e ci troviamo qui, ragazzi, nel nostro parco che rimane... Sì, parco... Nel nostro campo che rimane sempre uguale al solito, niente di nuovo. Allora, abbiamo un bel po' di punti, quindi andiamo immediatamente a potenziarci. Adesso facciamo un altro bel giro di tutti i potenziamenti. Abbiamo 8000 passapunti che dovrebbero bastarci. Intanto ci potenziamo un po' di tutto e poi cominceremo a specializzarsi nelle robe più importanti, lasciando star per dire rimbalzo o difensore, che ne so, vediamo insomma. Ok ragazzi, abbiamo potenziato tutto di uno, siamo arrivati al generale 63, che è un po' pochino, però vabbè dai, ci lavoreremo, ecco, diciamo così. Abbiamo ancora quasi 5000 punti, quindi c'è tempo, magari nel prossimo episodio ci potenziamo ancora un po'. Oggi non perdiamo altro tempo e proseguiamo perché c'è il nostro fottuto esordio in NBA. Eccolo qua, anno da matricola, prima partita NBA, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, subito derby, 1 di 8. Come 8? Vuoi dirmi che gioco solo 8 partite il primo anno? Dai, speriamo di no, cazzo, che schifo. Vabbè, intanto continuiamo e poi vediamo che succede. Spogliatoio. Attenzione. All right. You all know why we're here and what we came to do this year. This is only the beginning of a very long season, but game 1 means just as much as game 8. Okay. Now, eccoci. We have some new faces. Guarda il nuovo tatuaggio. Expect to make an impact for us this season. We've already seen flashes of what they can do for us, but I expect all of you to go out there and execute just like we did in camp. Ain't no more excuses. It's time to get serious. If we play our brand of basketball, there's no telling where this team can go. So get out there, get warm, and let's go win this game. Sì, coach, mi hai gasato. Bravo, ci sta. Eccoci qua ragazzi, si gioca in casa anche, perfetto, il debut dell'NBA per Switch Music. Eccoci qua ragazzi, ovviamente non siamo nei titolari, però vedete la piccola titolare PJ Tucker, cioè voglio dire, ci faranno giocare, no? Eccola qua la palla 2 per i miei cari compagni. Come si chiama l'arena dei Phoenix Suns ragazzi? Non riesco a leggere, Talking Steve, vabbè, ok, palla nostra ovviamente, partiamo in panca. Vediamo giusto la prima azione, come si comportano i boys. Piccaroli col blesso, pareggio sto tiro, no, bella palla per Morris, canestro e fallo. Grande, spettacolo. Spettacolo, adesso simuliamo. Ah, ok, Devin Harris, ah che figo così, mi piace di più. Punti di forza, in grado di liberare i propri compagni contro i miei passaggi. Ottimo finalizzatore quando prende posizione vicino a canestro. Punti deboli. Ha problemi ad attaccare se contrastato fisicamente. Va in affanno quando deve difendere sul portatore di palla. Perfetto. Ok, figa questa novità. Partiamo, eccoci qua in campo. Che bello. Siamo come guardia in campo, ok. Allora, adesso voglio vedere un attimo. Pick and roll con il mio amico Alex Len. Eccoci qua. Andiamo nell'angolo lì per Warren, che non tira. Vediamo se ci dà la palla sotto, su. No. Kicks it to Lure. Knight on the wing, six on the shot clock. The shot is off. Rimbalzo, dammela al play. Bene, qualcosa finalmente. Dammela qua. Dai la prima triple NBA. Ma dai. Dentro fuori, KL. Ok, siamo ancora in campo dopo il timeout. 2 minuti per far qualcosa di positivo in questa partita. Abbiamo già preso un rimbalzo, qualche buona difesa che però non sono servite a ricucire un po' lo svantaggio. Qui taglia bene, subisce il fallo, rimbalzo non conta. Allora ragazzi, a quanto pare il computer non può chiamare gli schemi, quindi è una cosa che dovrò cambiare perché non sopporto in questa maniera. Potrebbe arrivare il primo assist e invece arriva la prima palla persa. Fantastico. Ultimo minuto del primo quarto ragazzi, ci stanno letteralmente sotterrando i Mavs. Qui c'è un buon pick and roll, potrebbero darmela sotto canestro. La riceviamo, vediamo se arrivano i primi 2 punti. È un gancetto e arrivano i primi 2 punti di NBA di Switch Music. Stoppata. Sì, questo mi piace. La riceviamo, la diamo in mezzo benissimo per Warren, che ci regala l'assist. Che finale di primo quarto. E che palle, ha anche segnato, vabbè. Finisce così il primo quarto, 37 punti abbiamo preso il primo quarto. Vabbè, infatti all'inizio pensavo fosse il primo tempo, invece il primo quarto, 37-20, buon inizio per Switch Music. Cos'è sta roba? No. Che
Che figata. But I know it's just the beginning. I got a lot of hard work ahead of me to get to where I want to go, to be the best player and the best teammate I could be. But this is an exciting first step, no doubt. Che figata, no, vabbè. Che gioco è questo, raga? Cioè, spettacolo. Ok, ragazzi, torniamo in campo di nuovo come guardia. A quanto pare abbiamo creato alla piccola, ma ci fanno giocare guardia. Siamo sotto di 20. Però, secondo quarto, forse giochiamo tutti questi 4 minuti. Guardalo là, Knight. Ciccio, sono solo, me la puoi passare. Ci riproviamo, la tripla, questa volta è buona. Questa volta è buona. Questa volta è buona. Boom, baby. C'è un mismatch, lo vediamo. C'è Sims in marcatura su Devin Harris. Va dentro e appoggia. Non ci danno l'assist. Vabbè. Comunque è stato un buon passaggio. Buona azione dei Phoenix Suns. Proviamo a prendere un rimbalzo. Lo prendiamo. Facciamo saltare nessuno. Subiamo fallo. Buono, buono. Primi due liberi della carriera NBA. Rilascio perfetto. Si comincia alla grande. Già 70 tiri liberi. Non è male, devo dire. Ecco, Ross. Prendila. Usciamo, mi pare di aver capito. Sì, direi proprio di sì. Rientra Eric Bledsoe. Non si fanno giocare da tre. Non ci sono scene, forse quest'anno, tipo l'anno scorso, sapete, buon tiro da tre, devi difendere, queste cose qua. Direi che può finire così il nostro primo tempo sicuramente. 61-46, stiamo anche limitando i danni, tutto sommato. Spogliatoio d'intervallo, direi tutti tristi e incazzati. Vediamo un po'. Ma è sempre uguale questo, potevano cambiare la faccia almeno. Ok, guys, that wasn't the kind of basketball I had in mind, especially on our home court. Let's go over what happened. I'd love to see us force him to use more of the shot clock. Ah, ma è sempre la stessa cosa, ok, ok. Vabbè, ragazzi, primo tempo 6 punti, 2 rimbalzi, un assist, una stoppata. Non male, eh. Eccoci ragazzi, inizio, terzo, quarto e secondo tempo, ovviamente si parte in panchina, questa volta non guardiamo neanche la prima azione, subito a simulare, vediamo se ci fanno rientrare. Ah! Grazie! Come playmaker sono in campo, ah vabbè. Ok, ultima azione, che bello! Non ho giocato niente il secondo tempo, yeah! Vabbè, vediamo di fare l'ultimo canestro almeno, che te devo dire. Ecco, neanche questo. Finisce così. Durato un minuto il nostro secondo tempo. La mia faccia dice tutto. Avevo anche perso di 20 oltretutto. Quindi doppia inculata. 103-93. La prima partita NBA, diciamo, poteva andare meglio, ecco. Ok ragazzi, c'è poco da vedere. Insomma, c'è anche Tyson Chandler con 12 punti e 15 rimbalzi, non male, eh? 12-10 di coso. Non ci fanno giocare dalla piccola, questo non capisco il motivo. Vabbè, forse la prima partita, insomma, c'è tempo. Proseguiamo, vediamo che succede, se c'è qualche video o qualcosa. No, non è successo assolutamente un cazzo. La seconda partita è con i Pelicans, ma partita 13 addirittura, quindi praticamente per 11 partite non giochiamo. Però, vabbè, sarà una scelta di NBA, va bene, che ti devo dire. Va bene, ci adatteremo, ma se ne pentiranno ragazzi, perché se cambieremo squadra e poi diventeremo dei fenomeni, cazzi loro. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, comunque esordio in NBA, ci sta un po' di casino. Detto ciò, ci rivediamo nel prossimo episodio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel commento per dirmi cosa ne pensate di questo video e ci vediamo al prossimo episodio.